Com'è vero che sono un uomo, nemmeno in cambio di tutto il paradiso che ho implorato nella mia giovinezza, darei il piacere che mi si prepara domani, allo spuntare del giorno. Perché non sei sceso prima la vastata? Perché non mi hai fatto chiamare prima. Ah, peccato. Georg, Georg, fammi bere. Amico mio, dovevi vederla, sai, come veniva cavalcando. Simile a una fiaba. Una fiaba in mezzo ai suoi cavalieri. Sembrava un sole, sai, un sole. Un sole in mezzo ai suoi pianeti. Pareva dicesse ai ciottoli che sprizzavano scintille sotto di lei. Dovete liquefarvi solo a vedermi. Ah, sai, Georg, la regina degli Amazzoni, quando scese dal Caucaso a implorare Alessandro Magno in persona. Mi ascolti? Alessandro Magno in persona. Sì. La regina degli Amazzoni. Scese dal Caucaso a implorare Alessandro Magno in persona. Persona? Non doveva essere più affascinante, più divina di lei. E dove l'hai presa? A 5 ore dalla rocca di Stai, dove il ringravio per 3 giorni gli aveva offerto sontuosi banchetti. I cavalieri che l'accompagnavano l'avevano appena lasciata, allorché mi appostai, afferrai suo cugino Isidoro che era rimasto con lei, e dopo averla presa e costretta a salire sul mio morello, partì a sprombattuto. Max, che hai? Max? Vieni qua, girl! Vieni! Max! Ma mi viene libera qui, questo? Su questo petto inardito dalla sete di vendetta. Ma perché? Perché questa figura senza consistenza dovrebbe continuare a fare sfoggio sul piedistallo come una dea dell'Olimpo, allontanando noi, noi i nostri pari dalle navate delle chiese cristiane? Perché? Eh? Non è meglio afferrarla, come faccio? Sì, eh? Sì, sì. Afferrarla e rovesciarla sulle regine. Ma santo cielo! Affinché si veda che in essa non vive un Dio. Ma santo cielo, Max, cosa ti colma di un odio così furibondo contro di lei? Che cosa, Georg? Vedi, amico mio, l'uomo può gettar via tutto, tutto quello che ha, terreni, ricchezze, può dare via una mano così in battaglia. Per una donna, tutto, tranne il sentimento, Georg. Georg, io l'amavo, capisci? Io l'amavo, Georg, e lei non era degna di me. E ti dirò una cosa, sono al pensiero impallidisco, ma lo capisci? Io l'amavo al perfino, Georg! Vedi, se il diavolo dovesse fare un'invenzione malefica, deve domandare a un tipo come me. A un galletto.